nuove generazioni sicuramente c'è la possibilità di dimostrare quanto valgono. Nel caso specifico mio, sono stati 10 anni di crisi, però di fatto nella crisi ci sono state tante, tante possibilità di sviluppo aziendale, quindi la crisi l'importante è che non sia nella testa delle persone, quindi secondo me se una persona ha chiaro cosa vuole raggiungere a titolo personale e magari conosce anche un po' che non guasta le lingue, qualche lingua straniera, sicuramente se la persona riesce a motivarsi e ha chiaro in mente cosa vuole fare, magari non è semplice come negli anni scorsi raggiungerlo, però la cosa è fattibile. L'importante però tutti i giorni non darsi mai per vinti, ascoltare poco magari la televisione che in certi momenti demoralizza e trovare diciamo, internamente degli stimoli per portare avanti un progetto. Quindi è fondamentale avere in mente cosa si vuole fare. E cercare con le proprie forze o con l'aiuto magari anche esterno di perseguirlo giornalmente, non darsi mai per vinti e soprattutto avere dei valori che ti permettono di lottare, visto che ogni giorno è dura, però bisogna fare forse un po' di allenamento interiore, allenamento caratteriale. E circondarsi magari anche da persone positive che ti aiutano a raggiungere quello che ti prefiggi.